Vi volevo più che altro dare un consiglio. Allora, quando fate le plastiche nere goffrate, questa qui è una bomboletta da 13 euro, si trova su Charismatics, per fare queste plastiche qui. Ora, questa qui farà veramente molta fatica a sfogliarsi. Vi faccio vedere come si utilizza. Per la preparazione, come preparazione non è che abbiamo bisogno di fare chissà che cosa, basta prendere della paglietta rossa, questa qui, antisilicone, diamo una pulita con antisilicone e paglietta rossa, poi siamo pronti, possiamo verniciare. E che tanti esagerano, creano spessore. Con questa qui non devi creare spessore. Prima di iniziare a fare un pezzo goffrato, fate un cartellino, fate un pezzettino, nastra, delimita, bomboletta, shaky shaky. Essendo una vernice molto molto coprente, basta anche una mano, oppure mezza mano e un'altra più leggera. Quindi tu li fai sta roba qui. Noi abbiamo un nastrato, fai asciugare 5 minuti. Allora, chiaramente la differenza si vede. Abbiamo praticamente migliorato il nero e soprattutto, visto che non ha bisogno di andare a caricarlo di prodotto, non si sente lo scalino. Ora, voi non lo sentite, io non lo sento. Quindi non ha senso andare a sprecare delle bombolette, anche se costano 13 euro. Con due così ti fai il giro di una macchina, se hai le fasce tutte basse, nere, le riesci a ripristinare. E in modo permanente, non è che hai una durata, diventano praticamente nuove. Non devi esagerare. Al massimo, se vuoi dare una mezza mano da lontano, se sono molto rovinate, aspetti 5 minuti, poi gli dai un'altra mano. Ma non devi esagerare. Adesso finiamo anche questa qui. Perché è tutta, sì, è quel tipo di plastica che diventa biancastra, vedi? È bruttina. Gli diamo una mano secca. E questo qua è il risultato finale. Eccolo. Paglietta rossa, antisilicone e una mano di bomboletta. Perfetta, siamo perfetti. Io sì, ma anche voi sicuramente.